Konnichiwa cari giappamici e benvenuti tutti quanti voi qui nel canale. Sono come sempre il vostro Giappo Gamer. Benvenuti oggi qui su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin per continuare questa avventura incredibile per un gioco di ruolo veramente strabiliante. E ovviamente devo ringraziare Mitica Cockmilla Games che mi ha fornito il codice per portarlo sul canale. Allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 36 di questa serie. Chissà cosa accadrà quest'oggi a Jack e alla sua combriccola di eroi, questo nuovo episodio. Ma come sempre mi consiglio quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora andiamo a vedere cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ok, cari giapponici, eccoci qui nel fantastico mondo di questo Final Fantasy Origin, o meglio Stranger of Paradise. Allora, io direi di buttarci nella missione principale, Fuoco nei ricordi. Eccola qua, livello 50, dopo un po' di missioni secondarie. Allora, eliminato il nauseabondo mostro della foresta, Jack si ritrova minacciato dalla bruma nera che emana dal suo cadavere. E mentre tenta di abbrandire il proprio cristallo, viene lasciato una visione: il paesaggio familiare di un grande prato fuori da una stanza fredda e inospitale. Qualcuno che gli porge il cristallo, una voce. Sono le parole di Sofia a far tornare Jack in sé, appena in tempo per vedere che il cristallo che tiene in mano sta assorbendo quel che resta della bruma. Celando i dubbi, Jack guida il gruppo verso il monte Gulg, pare il monte fato di tolkieniana memoria, dove si trova il demone del fuoco. Vabbè, affrontiamo. Appunto, un shock 17, il monte Gulg. Come si addice al luogo che costruisce il cristallo del fuoco, la zona è permeata di una grande forza ardente, modello della duplicazione, è una regione proveniente probabilmente dall'ottavo cronotopo e dominata in origine da un essere che esercitava il controllo sulle fiamme. Secondo il responsabile del progetto, l'aumento di energia termica del mondo è dovuto a questo. Porca la miseria. La sua sorte è monte fatu di Tolkieniana memoria. Va bene, ok, monte Gulg. Ok, vediamo un po' l'evoluzione delle classi, vediamo un attimo. Buoni tutti. Dov'è che si è evoluto? Allora, qui, no. Allora, partiamo da schermidore. No. Spadaccino, abbiamo finito. Ronin. No, lottatore, nemmeno. Falciatore, mago. Ah. No. Assalitore. Assegna, eccolo. No, ancora no. No, mi sono sbagliato. No. Lanciere, pellegrino, niente. Vabbè. Noi andiamo di cattiveria, agiamo con lo spadone. Sala del leone solitario. Vai. Oh, e che caspita sei? Goblin spettrale. Mortacci tua, goblin. Pieno di goblin qua. Tacci tua. Vieni qua, fai cristallizzare. Ma chi è? Chi è che urla? Onda sonora. Ah, no. È il pipistrello, ragazzi. E dai, su. È un pipistrello. Che caspita. Occhia lava. Sì, ma qua. Impossibile avvicinarsi. Vabbè, passiamo per di qua. Mi sembrava troppo bello. E ok, quindi dove caspita si passa qua? Ah, ecco. Ok, grandissimi. Passiamo, va.
Mi pareva troppo strano a me. Gli apriamo qua, va. Buonasera. Salve. Non fa manco tanto caldo, ma non lo so. Mamma mia. Ma ah, lupo argenteo. Si è accorto di niente? Vai così. Vai così, vieni qua, fatti prendere. Lupo maledetto. Ti è? Ancora un lupo. E che caspita. E te devi crepare, su. Fatti cristallizzare, vieni qua, maledetto portale. Ti è? Allora, vediamo un po'. Buoni tutti, quindi noi siamo arrivati da là. Ok. Che qua poi mi confondo, cazzarola. Allora, detto ci stava un prisma? C'è già un prisma? Oh, eccola qua. Grotta della sottomissione. Allora, via un po' là, ci sta un altro portale. Ma è pieno di lava. Ok, quindi ci sta un qualcosa che tocca spaccare, che fa la lava. Qua sotto che ci sta, eh? Fuoco rapido. No, vabbè, vabbè. No, era tanto per sapere. Buoni, buoni tutti. Vabbè, se tocca combattere, combattiamo, poi vediamo un po'. Maledetto pipistrello. Parato. Mamma mia, no, qua è veramente un casotto. Tacci vostri. E aspetta un po' che arrivo là, va. Parato. E cade giù di sotto, va. Oh, crepato, grandissimo. E che ca... E... schioppato? Gomen. Vabbè. Ok. Vieni qua, granata. Ti è schioppa. Andiamo pure il tesoro, va. Oh, oh, oh. Che caspita sta? Bucefalo, ti è? Tacci su, oh. Ma dove caspita è uscito fuori? Vieni qua. Fai cristallizzare, bucefalo. Ti è? Apriamo qua, va. Zani tigre, li hanno 49. Restiamo allerta, direi proprio di sì. Oh. Mamma mia. Combattete, combattete. Ok. Decisamente vi sarà più facile, sì. E prendi questo goblin. Vai, colpitelo. Che caspita. Oh.
E porca la miseria. Che casotto. Si sente una baia da che parte. Ok, la lava se n'è andata. Vai così. Mamma mia, che casino. Ah, ci sei tu, portale maledetto. E cristallizzi, vieni qua. Così. La strada è ancora lunga. Però via del fatto congiunto. Mamma mia, ste rocce maledette. Apri qua. Organics, vai, combattete, combattete. E crepa, va nel fuoco, va. Elementare igno. Bravi, bravi. Così poi arrivo io do il colpo di grazia. E beh, che questo goblin, che caspita. Dammi qua. Oh, pozioni, bene, ottimo. Continuiamo. Che fai, esci così all'improvviso? No, Sanguinario livello 49, vabbè. Ma pure lì c'è una cascata di fuoco. Due cascate di fuoco. Là c'è un altro portale. Mamma mia, che casino. Via un po'. Ah no, per di là forse? Per di qua. E come schioppa, mortacci tua. Occhio. E come schioppi, mini mortacci tua, veramente. Ok, vediamo un po' di proseguire per di qua. Fa caldo. Occhio. Io mi occupo della signora tutta pepe qua, mortacci tua. E fai cristallizzare. Vabbè, ok, crepata, bene. Meglio. E fatelo fuori sto lupo. Qua c'è un'aria che non mi piace. Però questo lo facciamo fuori. Andiamo a vedere. Andiamo a sindacare, vediamo un po'. Mamma mia, che casino. Ok, vediamo un po'. Cotto oscuro livello 49, buono.
Vediamo forse per di qua. No, però per di qua. Vediamo un po' qua, questo che è? Zanni tigre, buone. Beh, comunque abbiamo fatto parecchio, Ma io ragazzi direi di... Possiamo salutarci pure fino a qua, mamma mia ragazzi. Che episodio, che episodio. Bene così, ottimo così. E ok, cari giapponesi, eccoci qui nella schermata dei titoli di questo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. E allora, anche questo episodio numero 36 della serie, grazie alla Koch Media Games, ovviamente termina qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto di lasciarmi più likes possibili, spolliciare, commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguitemi i vari social, vi prego sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale, Telegram. Mi raccomando, vi aspetto anche sul canale, per cui iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere nessun video uscito quotidiano. E infine vi ricordo anche il mio blog su WordPress all'indirizzo giappogamer.home.blog. E allora dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!